Ave, vita come un viaggio, è un classico, paragonarla, usare il viaggio come metafora, paragonare la vita, eppure è un viaggio su una strada, tanto per fissare le idee, potremmo avere anche piazze, tante strade, ma mettiamo una strada, la Route 66, no, qualunque tipo di strada, a volte asfaltata, a volte sterrata, a volte proprio un sentiero, a volte un'autostrada, insomma, una strada, una via sulla quale si procede, si percorre. Ci si può perfino fermare, ma si può andare a piedi, si può andare in macchina, in automobile, macchine blu, rosse, nere, bianche, si può andare in taxi, si può andare in treno, in aereo perfino, anche se l'aereo già è un'altra cosa, non dico la nave. Si può scegliere di scendere da un mezzo, prendere un altro, poi salire su un mezzo, okay? Sposarsi con uno che sta in macchina, per esempio, mentre tu stai in camper, o viceversa, poi volersi staccare, voler scendere, quello che magari non ti fa scendere, non, tutte cose, è una vita, un continuo percorso, qualcuno che arriva fino alla meta velocemente, anche se poi non so se ci sia una meta, una fine, perché diciamo pure la Terra per esempio è rotonda, no? E quindi la strada può essere ciclicamente infinita e di conseguenza noi abbiamo una vita vissuta con chi magari o in momenti nei quali uno si gode il paesaggio oppure sta in un treno super affollato tipo quelli indiani e di conseguenza vive nella massa, nella sua, oppure sta in un autobus, oppure è portato da qualcuno, oppure guida lui, insomma scende, si gode le cose, oppure passa in aereo, non vede niente, è importante arrivare. Non c'è uno che è superiore a un altro, per l'amor di Dio, è soltanto una questione di, come dire, modo, rendersi conto di poter scegliere di dover scegliere un mezzo nel momento in cui si è scelto. Sempre se ho qualcosa di superiore ha scelto di far fare questo viaggio, di far viaggiare, capire, vedere, studiare, soffermarsi, approfondire, non approfondire, essere superficiali, essere veloci, rapidi, viaggiare nel lusso oppure nella terza classe. Insomma, sono tutte cose che hanno un senso di per sé, all'interno di un grande senso, e chissà, non ho detto neanche che sia un senso unico. Ave.